Il Movimento 5 Stelle si presenta ufficialmente nella campagna elettorale. Saranno diverse le tematiche e le idee che verranno portate all'interno della coalizione di centro-sinistra a sostegno della rielezione di Michele De Pascale. Il lavoro e la sua sicurezza, lo sviluppo ecosostenibile, un impegno maggiore per contrastare la violenza di genere, sostegni alla terza età, implementazione delle forze di primo soccorso, maggior valorizzazione alla storia di Ravenna. Al candidato De Pascale il lavoro di sintesi fra le varie proposte e anime degli alleati. Lavoro che però si concentrerà unicamente sugli aspetti sui quali un'amministrazione comunale può intervenire. Pitesai e deposito di CO2, ad esempio, non saranno al centro della discussione fra alleati essendo di pertinenza del governo. E proprio su questa capacità di sintesi non è mancata la stoccata ai principali avversari, la coalizione di centrodestra, che rispetto a 5 anni fa ha perso Forza Italia, nonostante a livello nazionale si stia pensando ad un partito unico con la Lega, e Alvaro Ancisi. Quando si fa parte di una coalizione, secondo me non bisogna sbattere i pugni sul tavolo, si fa parte di una squadra e quando si fa parte di una squadra bisogna ascoltare tutti gli altri che di quella squadra fanno parte. Ci deve essere, a mio giudizio, una comprimarietà all'interno di questa coalizione, dove al di là di quello che sarà il risultato elettorale ciascuno dovrà avere la possibilità, e noi ci spenderemo non soltanto per noi stessi ma anche per gli altri, di portare avanti quelli che sono i progetti specifici. Io ripeto quelle che sono state le parole anche del nostro presidente Conte: lasciamoci contaminare, cioè lasciamo che anche altre realtà, anche altre forze politiche ci possano dare noi a loro un contributo e loro a noi. È chiaro che i punti fondamentali rimangono appunto quello di un salario minimo garantito e rimangono quelli naturalmente di avere una presenza contro la violenza sulle donne, che troppo spesso sono questioni che vengono trattate giornalisticamente ma non vengono mai approfondite sul serio. Non ultimo ovviamente i 209 miliardi che il nostro presidente Conte è riuscito a portare in Italia, e non è assolutamente scontato che lo fossero. Il PNRR ci dà la possibilità di utilizzare quei fondi, Ravenna vuole essere protagonista, vuole esserlo nel campo energetico, della sostenibilità e soprattutto della qualità della vita delle persone. Qualche anno fa avremmo potuto dire che gli opposti si attraggono, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Oggi i rapporti quindi all'interno della coalizione quali sono? Ma a Ravenna è nata una coalizione molto molto ampia di centrosinistra che include anche il Movimento 5 Stelle, partendo da un lavoro molto concreto sui programmi della città. 20 serate di movimentazione civica, moltissimi incontri di coalizione per arrivare alla stesura di un programma che presenteremo martedì alle 18:30, che parla di Ravenna, che parla del futuro della nostra città e soprattutto di cogliere tutte le opportunità che offrirà il PNRR. Anche in questo senso, sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale, abbiamo trovato punti di contatto forti e quindi credo che abbiamo anche dimostrato la capacità di mettersi in discussione e di trovare delle sintesi. La dico così: noi abbiamo una coalizione molto molto ampia, una delle più ampie d'Italia, qualcuno ne ha anche riso, ma secondo me ha commesso un errore strategico, perché se diventi sindaco, io lo so per esperienza, non devi tenere unita solo la tua coalizione, devi tenere unita la tua città, e se non sei capace neanche di tenere unite le forze, diciamo, del centrodestra, in questo caso come puoi pensare di tenere unita tutta la città, anche quelli che magari hanno idee politiche molto diverse dalle tue? Quindi il segno del percorso fatto dal centrosinistra e anche ovviamente dal PD e dal Movimento 5 Stelle è un esempio di come si possa stare insieme, lavorare insieme per il bene della città, e noi se governeremo lo faremo non solo tenendo insieme i nostri, diciamo, ma cercando di tenere insieme tutti i ravennati, a prescindere dal fatto che ci abbiano votato meno. È stato un percorso un po' tribolato anche quest'anno. Quindi come è composta questa lista che sosterrà appunto la candidatura di Michele De Pascale? Tribolato, io direi che è stato un percorso ragionato, è stato un percorso fatto di momenti importanti, non li definirei difficili. Noi abbiamo deciso tutti insieme di mettere a disposizione dei candidati che vengono da realtà diverse e vengono da territori diversi del nostro comune, quindi non soltanto da Ravenna città ma anche dai Lidi, anche dal Forese. Ripeto, è stato un percorso ragionato anche perché i contributi che vengono dai diversi candidati sono contributi che vanno sia da professionisti, da partite IVA, da lavoratori dipendenti, ma anche da pensionati e anche da giovani. E giovani in particolare a cui teniamo, perché uno dei nostri progetti, il contratto etico comunale, è svolto e vuole mettere il dito nella piaga su quella dicotomia sbagliata per cui
le persone non hanno voglia di lavorare mentre il lavoro c'è. In realtà, quando ci si trova di fronte a un lavoro retribuito a 2 euro l'ora, a 2,50 euro, secondo me non si può parlare di lavoro, non c'è quella dignità che ai lavoratori spetta anche dal punto di vista del salario. È una nostra battaglia anche nazionale, quella del salario minimo garantito, e noi vogliamo portarla anche all'interno del nostro comune. Uno degli altri vostri manifesti elettorali parla di sicurezza sul lavoro. Ecco, come può intervenire un comune e un sindaco su questo aspetto? Ringrazio per la domanda. Noi siamo stati con i nostri senatori romagnoli e croati ospiti qualche settimana fa del gruppo Sapir. E lì abbiamo iniziato anche a coinvolgere realtà così importante proprio come il gruppo Sapir, comunque il nostro porto, che è una realtà che noi assolutamente vogliamo difendere e vogliamo implementare. Come si arriva a questo? Il nostro manifesto di oggi non è ancora aggiornato. Le morti sul lavoro, le morti bianche, purtroppo sono un sistema collegato anche alla retribuzione e anche collegato a che cosa? Alla mancanza di formazione. Noi ci vogliamo assolutamente impegnare in questo. E dov'è il progetto a livello comunale? Innanzitutto creando dei tavoli non solo di osservazione ma di partecipazione. Lo possiamo fare però con i lavoratori. I lavoratori non possono essere esclusi da questo, perché il percorso, e chi meglio ci può dare la bussola, il riferimento, sono i lavoratori, perché loro sanno che cosa manca, che genere di formazione necessita, e noi dobbiamo essere vicino proprio a questo, la formazione fondamentale per prevenire gli infortuni sul lavoro e le morti sul lavoro.